Ok, ciao a tutti, sono Ugo di Be My App e sto organizzando gli Intel Webinar Series. Questo è il secondo evento su quattro che si terranno questo mese, ogni martedì alle 4:30. Il prossimo sarà il 18 novembre, cioè fra una settimana, quindi se non vi siete ancora iscritti mi raccomando di farlo. Se avete qualsiasi dubbio riguardo a questo evento, scrivete pure sul sito di Eventbrite oppure sulla mia mail ugo@bmyapp.com, che è comunque sul sito. Vi lascio con i nostri esperti, Francesca Tosi, che si occupa di sviluppo web e mobile e attualmente lavora come developer freelance per Joint Team, e Alberto Mancini, che si occupa di sviluppo software in HTML5 e Android. E insieme a Francesca sono i cofondatori e manager del Google Developer Group di Firenze. Potete fare tutte le domande che volete, già che ci sono degli specialisti che ci risponderanno alcune delle domande, quelle più interessanti. Se volete twittare qualcosa, non dimenticarvi di usare l'hashtag Intel Android. E iniziamo. Ok, ciao a tutti. Ciao. Ok. Allora, buonasera, ciao, io sono Francesca ed insieme ad Alberto questa sera vi presenteremo dei test benchmark effettuati su dispositivi x86. Ed in particolare con tecnologie Java, NDK, quindi C e C++, IPP e TBB, cioè librerie Intel per lo sviluppo appunto su dispositivi Intel. Ugo ha già fatto una presentazione di noi, ma ecco, insomma, come ha detto lui, io sono sviluppo applicazioni web e mobile e in particolare adoro utilizzare Qt ed Mqt e sono in Tel Software Innovator, appunto come ha introdotto Ugo insieme ad Alberto. Lavoro insieme ad Alberto sia per lo sviluppo di questo progetto che vi stiamo presentando qui oggi, facciamo entrambi parte del Joint Team. Alberto, che come dire, presenterà la seconda parte di questo webinar, è uno sviluppo. Web e mobile, anche lui sviluppa applicazioni web e mobile, è un sysadmin Linux e DevOps e entrambi siamo Intel Software Innovator e insieme ormai 4-5 anni fa abbiamo fondato il Google Developers Group di Firenze. Allora, iniziamo. Che cos'è NDK? Allora, se ci colleghiamo alla pagina web ufficiale di Android NDK, sostanzialmente viene presentato come un toolset che ci dà la possibilità di sviluppare parte o completamente delle nostre applicazioni mobile utilizzando linguaggi e funzionalità tipiche dei linguaggi nativi, cioè utilizzando C e C++. La cosa che vi vorrei far notare prima di evidenziare quelli che sono gli aspetti positivi dell'NDK è che comunque nella main page del progetto dicono non abusate di NDK. NDK è uno strumento molto potente che ci dà moltissime potenzialità, però va usato con cautela. E quindi bisogna bene soppesare quelli che sono i pro e i contro di NDK. Quindi, perché che cosa succede? Utilizzando NDK noi abbiamo i benefici dell'utilizzare un linguaggio computazionalmente molto efficiente, quindi il C. Però dall'altro lato, come dire, la complessità del nostro codice ne risente. Quindi dobbiamo, prima di approcciare allo sviluppo NDK, insomma, valutare quelli che sono i pro e i contro. E qui abbiamo inserito il link appunto alla pagina per leggere e per approfondire questo argomento. In ogni caso, nel momento in cui si vanno a sviluppare
applicazioni che riteniamo costose dal punto di vista computazionale, beh, la prima cosa che ci viene in mente è dobbiamo ottimizzare. Abbiamo dispositivi che, ok, oggi come oggi sono computazionalmente potentissimi, hanno hardware molto performante, però l'ottimizzazione è d'obbligo. E quindi, come dire, pensare di utilizzare il Native Development Kit è una delle prime cose che ci viene in mente. Così è successo anche a noi. Infatti, per alcune nostre applicazioni abbiamo deciso di vedere, di valutare se NDK poteva essere, o comunque di sviluppare alcune parti del nostro codice utilizzando codice nativo, poteva essere la soluzione giusta. Vado molto cauta perché? Perché anche nei test benchmark che faremo noi oggi, noi diamo quelli che sono i risultati per i nostri test. Può capitare che con altre tipologie di benchmark test i risultati potrebbero essere leggermente diversi. Quindi le cose vanno valutate, come dire, singolarmente e con molta cautela per le proprie applicazioni. Allora, noi perché abbiamo deciso di... cioè le applicazioni che noi sviluppiamo sono applicazioni di realtà aumentata, detection di interest point e computer vision e image recognition. Perché le definiamo da un certo punto di vista computazionalmente costose e quindi che potrebbero aver bisogno di sviluppo NDK nel momento in cui andiamo come dire, a realizzare l'applicazione mobile, perché quelle che vi abbiamo mostrato, comunque non l'avevo detto, sono applicazioni web. Perché comunque quello che è il costo computazionale del disegno di un punto, per esempio, di un interest point, è enormemente meno costoso rispetto a quello che è il calcolo dell'interest point. Questo significa che il calcolo che dobbiamo fare dietro, cioè la computation per ottenere questo risultato, è molto più importante rispetto alla visualizzazione del risultato stesso. Quindi, nel momento in cui abbiamo approcciato quello che è lo sviluppo dell'applicazione mobile, abbiamo iniziato a valutare i sistemi e le tool che avevamo a disposizione. Per quanto riguarda invece il test di benchmark che abbiamo deciso di proporvi e di affrontare è la conversione delle immagini da RGB a grayscale. Per quale motivo abbiamo scelto questo benchmark? Perché? Per due principali motivi. Uno, perché è un algoritmo estremamente semplice e, essendo estremamente semplice, ci consente di non mettere troppi errori nel codice che andiamo a scrivere, ed inoltre perché nelle nostre applicazioni, che vi ho mostrato nella slide precedente, la conversione dell'immagine da RGB a grayscale è un'operazione effettuata di continuo, cioè per esempio volendo avere applicazioni real time, questo significa che 60 volte al secondo o comunque n volte al secondo noi dobbiamo andare ad effettuare il calcolo degli interest point in un'immagine che è per esempio formata da 1024x1024, se ad ogni iterazione dobbiamo effettuare un grayscale, insomma, questa operazione inizia a essere importante nelle nostre applicazioni. Insomma, si può evincere anche dal titolo della presentazione, la tecnologia che abbiamo deciso di mettere a confronto sono appunto un codice scritto in pure Java, quindi insomma, Java che quotidianamente utilizziamo, NDK, quindi C e C++. Inoltre, visto che, come dire,
Questi benchmark sono realizzati su dispositivi x86. Abbiamo a disposizione anche delle librerie e delle funzioni che Intel ci mette a disposizione. E essendo i dispositivi, visto che i dispositivi montano processori Intel, immaginiamo che comunque queste librerie siano fatte estremamente bene e che siano fatte ad hoc per questo tipo di processori. E, analogamente utilizziamo quindi le Intel Performance Primitives e le Intel Trading Building Blocks. Più avanti vedremo nel dettaglio questo tipo di librerie. Comunque anticipiamo semplicemente che le TBB ci consentono di effettuare una parallelizzazione del nostro codice. Lo strumento che abbiamo utilizzato per sviluppare questa applicazione è Intel Inde. Visto anche che da pochi mesi Intel Inde è disponibile anche per macOS X. E in precedenza abbiamo sviluppato i soliti test anche utilizzando Intel Beacon Mountain. Quindi per chi già sviluppa con Beacon Mountain e vuole avere qualche informazione riguardo i nostri test su questo tipo di tool, può andare a questo link e vedere tutto il processo che abbiamo seguito per la realizzazione dei benchmark. I dispositivi che abbiamo utilizzato per i nostri test sono appunto un Galaxy Tab 3, un Dell Venue 8 e un Lenovo K29. Alcuni dettagli tecnici sui dispositivi. Allora, il Galaxy Tab 3 è un tablet che monta Intel Atom CPU Z2560. È dual core, 1,6 GHz e abbiamo sopra un Android 4.4.2 con un'architettura i686. Mentre il Dell Venue 8 è anche su un tablet, monta un Intel Atom CPU Z258 dual core 2 GHz Android 4.2.2 e 2 GB di RAM. Analoghe caratteristiche ha il Lenovo, tuttavia insomma questo è un telefono, un ottimo telefono, e monta un Intel Atom CPU Z2580 dual core 2 GHz, anch'esso monta un Android 4.2.2 e 2 GB di RAM. Lasciatemi spendere qualche parola sull'algoritmo che siamo andati a sviluppare. La conversione va da RGB to Gray. Questo significa che i dati che abbiamo in input sono comunque degli array 1024x1024. Quello che abbiamo in input è un array a tre colonne che contiene appunto le tre componenti di colore. In output invece abbiamo un unico array, sempre float, ad un'unica colonna. Abbiamo utilizzato il tipo di dato float per riuscire ad avere una precisione, maggiore. La componente gray che otteniamo alla fine dell'algoritmo la si ottiene attraverso una media pesata anche molto, molto semplice, come potete vedere dallo schema che vi ho inserito. E inoltre l'algoritmo l'abbiamo lanciato per 10.000 iterazioni e siamo andati a calcolare la rapidità minima, massima e media per riuscire ad avere delle stime sui tempi di calcolo più precise possibili. Vi mostro anche alcuni stralci di codice riguardo le diverse implementazioni, tuttavia
sarò molto rapida su questa parte perché comunque Alberto nella seconda sezione, come dire, mostrerà il codice molto più nel dettaglio. Comunque, ecco, questa è lo stralcio di codice, o comunque la funzione utilizzata per calcolare il grayscale nel caso di Pure Java. Che cosa vorrei sottolineare? Semplicemente, appunto, come abbiamo detto, utilizziamo dei dati di tipo float e per il calcolo utilizziamo un ciclo for con doppio indice. Perché sottolineo questo? Perché comunque l'algoritmo è semplicissimo e cercando in rete possiamo trovare diversi modi di implementare il solito algoritmo che possono, come dire, ottimizzare anche la scrittura del codice stesso. Non so, cercando di fare caching di uno dei due indici, provando a ciclare in avanti piuttosto che all'indietro. Tuttavia, che cosa succede? Che focalizzando l'attenzione nell'ottimizzare questo straccio di codice, le performance finali che otteniamo sono comunque, lasciatemi passare il termine, simili fra di loro. Quindi le differenze non sono così importanti da averci fatto spendere più tempo o comunque da aver deciso di mostrarvi diversi tipi di implementazioni di questa compute per il Pure Java. Questa è la parte NDK, il codice per la funzione NDK per il calcolo nel grayscale. Le due righe in bold sono sostanzialmente il core di questo calcolo. Analogamente a quello visto in Java, solamente questo è scritto in C, possiamo vedere questo calcolo che poi Alberto vi mostrerà completo. Infine, poi abbiamo utilizzato IPP, attraverso l'IPP, insomma la chiamata grayscale diventa banale, perché comunque dobbiamo semplicemente richiamare con gli opportuni parametri la funzione della libreria che ci fa sostanzialmente l'RGB to grayscale. L'altra parte, 32F, C3, C1R, poi Alberto ci spiegherà il significato di queste sigle e descriverà in dettaglio tutti i parametri. Infine, TPP è un codice scritto in C++, anche se può non sembrare tale, e comunque si differenzia. È quello che si differenzia di più dagli altri perché? Perché notiamo che comunque richiamiamo okay, la libreria TBB e utilizziamo la funzione parallel invoke appunto per dire alla libreria di serializzare e di calcolare parallelamente questo codice. Infatti, nella prima parte vediamo semplicemente una parte della nostra immagine che non è costituita da 1024 per 1024 pixel, ma sostanzialmente una metà. E invece come secondo parametro gli passiamo quella che è la seconda parte dell'immagine. È la libreria TBB che poi pensa a, come dire, a creare i thread e ad assegnare a ciascun thread quello che è il calcolo da effettuare. Naturalmente in ogni sezione vediamo che viene richiamata la medesima funzione della libreria IPP vista in precedenza. Avevamo detto che utilizziamo IntelliInt, IntelliInt Integrated Native Development Experience, è sostanzialmente una piattaforma che ci consente di realizzare tutte queste parti, che ci dà tutti i tool, ci mette a disposizione tutti i tool per riuscire a sviluppare tutto questo codice in un unico corpo, sostanzialmente. IntelliInt può essere scaricato sulla pagina di Intel Software a l'URL che abbiamo messo nelle slide.
Nella versione che abbiamo scaricato noi per Mac è integrabile con l'IDE Android Studio ed Eclipse, mentre la versione per Microsoft può essere integrata sia con Android Studio, con Eclipse e con Microsoft Visual Studio. In questo schema sostanzialmente sono, come dire, visualizzate tutte le cose che ci mette a disposizione IDE. Per esempio abbiamo un compilatore C++ per Android, le librerie IPP e le librerie TBP. In particolare, e inoltre abbiamo a disposizione Intel AKSM, che insomma, chi sviluppatore per Android non si è trovato di fronte al fastidiosissimo problema di dover stare ad aspettare l'emulatore in fase di testing della propria applicazione. AKSM è un hypervisor che ci consente di velocizzare ed avere un emulatore molto più rapido, quindi velocizzare quella che è la fase di testing della nostra applicazione. Come ho detto in precedenza, abbiamo integrato l'Intel C++ Compiler e all'interno di INDE abbiamo a disposizione le librerie Integrated Performance Primitives. Un po' più nel dettaglio, che cosa sono? Sono delle librerie fortemente ottimizzate per dispositivi Intel, quindi che sfruttano al massimo quelle che sono le potenzialità del dispositivo che abbiamo a disposizione, dandoci delle funzioni per diversi ambiti, in particolare multimedia, data processing e communication. Possiamo dire che le IPP sono divise in quattro grosse componenti: signal processing, image processing, small matrices and rendering e cryptography. In particolare, della prima sezione, signal processing, abbiamo delle funzioni per il filtering e per il transform. Per quanto riguarda il image processing, abbiamo a disposizione funzioni per la conversione di colori, che ho sottolineato nella slide semplicemente perché sono quelle che abbiamo utilizzato noi per questo benchmark, funzioni per la computer vision e wavelet transforms. Poi, per quanto riguarda la terza componente, abbiamo a disposizione tutte funzioni per l'algebra delle matrici e per la risoluzione dei eigenproblem. Infine, insomma, sulla componente per la crittografia, quindi funzioni per RSA, DSA e per la generazione di numeri primi e pseudorandomici. Concludo la mia parte, poi passo la palla ad Alberto, parlando delle Trading Building Blocks, che è sostanzialmente un progetto open source. Nella slide abbiamo inserito il link alla pagina ufficiale dove potete trovare tutte le informazioni al riguardo. Comunque, le Trading Building Blocks sono delle tool, una libreria che ci consente di realizzare codice nativo parallelo, sostanzialmente, che è portabile e cross-platform. Gestisce, quindi lui si occupa di gestire quella che è tutta la parte della creazione del thread, della gestione del thread e dell'assegnazione ai vari core del nostro dispositivo. Concludo e passo la palla ad Alberto. Ciao, io sono Alberto, Francesca mi ha già presentato prima, sono l'ometto verde sostanzialmente. Allora, quello che vi faccio io adesso è aprire l'ambiente di sviluppo e vedere come abbiamo utilizzato le librerie e le tecnologie che Francesca ha presentato e farvi vedere come interagiscono tra di loro, come si tiene in piedi un progetto, eccetera, eccetera. Quindi chiudo le slide. Adesso mi metto nella app
Apro Eclipse e incomincio. Allora, come ha detto Francesca, noi ci siamo scaricati Intel Inde, che è stato una grandissima trovata perché vi permette di avere tutte insieme tutte le librerie e le tool per sviluppare nativamente almeno su processori Intel. Quindi è molto comodo da utilizzare. Per la verità, noi l'abbiamo scaricato e abbiamo provato a dirgli di integrarsi direttamente con Eclipse, e per questo lui voleva scaricare l'intero ADT bundle. Allora abbiamo lasciato perdere perché volevamo utilizzare il nostro, gli abbiamo detto di non integrarsi e poi abbiamo fatto la configurazione di Eclipse direttamente per Eclipse che avevamo già installato, e questo è estremamente semplice, ci sono un paio di path da settare e tutto funziona molto bene. A questo punto abbiamo chiesto ad Eclipse di creare un nuovo progetto Android e ci ha costruito la normale struttura di un progetto Android. Noi volevamo sviluppare nativi, quindi avevamo bisogno, in poche parole, della directory GNI e dei file che ci stanno dentro. Per fare questo non basta un normale progetto Android, ma ne ho un altro vergine qua per farvi vedere cosa si deve fare. Semplicemente basta aprire Android Tools e dirgli add native support. Quando voi aggiungete native support ad un progetto Android, vi viene chiesto il nome della libreria, va bene il nome del progetto, tanto non cambia nulla, e queste saranno le librerie che vengono generate. Quando fate questa cosa ad un progetto, vi viene generato il file, la directory JNI, dove ci sta tutti quelli che sviluppano in Java e hanno mai chiamato un metodo C, lo sanno, dove ci stanno le librerie C che vengono chiamate attraverso quella tecnologia che va sotto il nome di Java Native Interface, cioè un modo per chiamare librerie native da Java. Qua dentro ci troviamo già un po' di file, noi ne abbiamo diversi perché c'è tutto il progetto che vi vogliamo far vedere oggi, ma da solo Eclipse vi crea almeno un paio di file qua dentro. Innanzitutto application.mk, che potete pensarlo come un manifest della parte nativa della vostra applicazione, dentro la quale c'è sostanzialmente una sola variabile obbligatoria, che è questo app ABI, che è l'API, cioè le target platform che volete supportare dalla vostra applicazione. Per default è all, vuol dire volete supportare tutte quante le piattaforme, mentre noi abbiamo specificato il 76 perché andremo ad utilizzare delle librerie specificatamente scritte da Intel per processori Intel, e quindi non potremo permetterci di avere il supporto per altri tipi di processori. Dovremo utilizzare queste librerie soltanto per processori Intel. Naturalmente è possibile dare altre implementazioni per altri processori ed altri target, e quindi potremo riestendere la nostra applicazione, ma fra i drawback di cui parlava Francesca all'inizio, dell'andare nativi, c'è anche quello che, se non si sta molto attenti, si rischia di fare un codice che è targeted soltanto per un tipo di processore. Quindi da quello otterremo tutto, ma fare attenzione a prevedere anche l'installazione su altre piattaforme. Compilata a questa maniera, di fatto con API soltanto in 76, la nostra applicazione sarà eseguibile soltanto su macchine che hanno processore x86. Oltre a questo, nell'application MK abbiamo specificato anche un po' di opzioni di ottimizzazione. Queste si trovano in rete nella documentazione Intel. Questo sostanzialmente app optim significa che quando compila dovrà compilare per fare la release, quindi ottimizzata, e app cflags serve per specificare alcuni flag di ottimizzazione, -3 per tutti quanti utilizzano o hanno mai utilizzato un GCC, significa spingi l'ottimizzazione quanto più puoi, meno x atom SSS e 3 significa utilizza l'instruction set del processore Atom, che nel nostro caso è molto utile. Qui non utilizziamo GCC perché utilizziamo il compilatore che sta dentro a Intel Inde, che quindi è la versione 15, mi pare, del compilatore Intel, che ottimizza molto bene per il processore Intel, e ha una quantità di opzioni di compilazione incredibile. Basta eseguirlo da linea di comando con meno help e vedete tutte le opzioni possibili. Come sempre, l'ottimizzazione del compilatore, quando si programma in C o in C++, è una cosa importante, ma capire qual è il set di flag da attivare per una specifica applicazione è quasi un'arte nera, black art, perché è molto difficile capire su un singolo processore cosa davvero funzionerà bene,
I default in genere sono la salvezza, perché mettersi a raschiare proprio il fondo del barile con le opzioni di compilazione è difficile, soprattutto rischiate di mirare su un singolo processore e quindi ottenere qualcosa magari veloce sul processore su cui provate, ma un processore appena un pochino diverso poi non va più altrettanto bene. Quindi queste vi abbiamo proposto addirittura il laconico meno fast, che raccoglie il set di opzioni che Intel ritiene siano quelle migliori per l'ottimizzazione, è una buona idea come opzioni di compilazione per il compilatore. Dicevo, allora abbiamo Application MK, che è il manifest in qualche modo, poi abbiamo il file Android MK, che è di fatto il makefile con cui noi andiamo a compilare le nostre varie librerie shared che verranno caricate dal nostro progetto Java. Come vedete qua si incomincia con dei blocchi, ognuno per le varie librerie che abbiamo deciso di fare. Il primo blocco è quello che definisce una shared library da costruire, build shared library, che viene costruita a partire dal file IntelloWebinar.c. .c, un file c appunto, e genererà un modulo shared library che si chiamerà Intel Webinar C. Ci dovremo aspettare sostanzialmente dopo la compilazione un file Intel Webinar C.so che potrà essere caricato. Quindi con questo noi creiamo una libreria shared, andiamo a vedere dove la utilizziamo la libreria shared. La libreria shared la utilizziamo nel nostro codice Java. Qua abbiamo una main activity che serve per gestire un briciolo di user interface su cui ci sono un po' di bottoni per lanciare vari test, e poi esegue dei task che vengono eseguiti 10.000 volte, come diceva Francesca, e sui quali viene calcolato il tempo di calcolo, il tempo di esecuzione, facendo una chiamata al timer subito prima e subito dopo la chiamata alla funzione che per calcolo vengono fatte le medie, che poi sono quelle che vi mostriamo alla fine come risultati. Iniziamo a vedere i vari task. Il task più semplice è quello in Java, che ha una funzione compute, che è quella su cui viene misurato il tempo di calcolo, che è l'implementazione che ha fatto vedere prima Francesca. Il ciclo nudo e crudo semplice. La seconda è quella che lo fa utilizzando l'NDK, la libreria che vi ho fatto vedere un attimo fa, di cui vi ho fatto vedere un attimo fa il makefile, che è questo qua, to grayscale task NDK. Questa deve utilizzare un metodo implementato in C. Come fa ad utilizzarlo? Semplicemente definisce un metodo privato, vabbè, privato non conta, statico, nativo, che ritorna void, che si chiama grayscale, e poi include una library in un blocco statico, ma insomma include una library che ha esattamente il solito nome che noi abbiamo dato nel makefile alla nostra shared library, Intel Webinar C. L'estensione del file ci pensa da solo a capire qual è quella giusta. Quando l'applicazione Android andrà ad eseguire questo task, verrà caricata dinamicamente la libreria scritta in C e verrà associato questo metodo qua, che è stato ornato con la keyword native, con il metodo che abbiamo scritto in C. E quindi quando lo richiamiamo, la compute salterà nel codice in C e ed eseguirà il codice in C. Andiamo a vedere adesso come è fatto il codice in C. Eccolo qua, e anche questo un'altra volta il codice che vi ha fatto vedere Francesca prima, ed è semplicemente il solito ciclo strettissimo per calcolare il risultato. Qui c'è da osservare, ma tutti quelli che hanno mai utilizzato JNI lo sanno, c'è da osservare che maneggiare i dati che la Java Virtual Machine passa al codice C è un pochetto, non vi dico complicato, però un po' barocco, come capita sempre in queste cose. Infatti, soltanto per avere l'informazione sulla lunghezza dei vettori che gli passiamo, dobbiamo utilizzare questo metodo getArrayLength, che si trova nel corso, si trova nell'oggetto env che ci viene passato. Allo stesso modo dobbiamo esportare gli array in modo da poterli utilizzare come array normali,
e queste sono le due funzioni che esportano, i due array li rendono accessibili al C. Allo stesso modo dobbiamo ricordarci alla fine di fare un release degli array, altrimenti rischiamo che restano locked o che otteniamo dei risultati strani di funzionamento. Una volta fatto questo siamo in normalissimo C e possiamo eseguire l'operazione. Una delle cose che normalmente ci si domanda quando si legge queste cose, almeno io me le domando, è: ma mannaggia, ma sarà possibile che io mi debba inventare il nome delle funzioni a questa maniera? Come vedete qua, il nome della funzione riporta il package name della classe in cui lo utilizziamo e poi il nome del metodo. Per generare questo nome, che deve essere questo, altrimenti il link dinamico non funziona, non si spara a caso, ma si usa una tool apposta, una tool che è fatta per generarci gli header dei metodi che vogliamo utilizzare da Java. Questo tool si chiama Java H, tutti quelli che hanno utilizzato JNI sanno come utilizzarlo. Comunque è sostanzialmente una tool che riceve in input una classe che dichiara dei metodi nativi e genera un header file identico a questo, un header file con il nome giusto del metodo e la segnatura del metodo che deve essere implementata in C. Questo è quello per la nostra Grayscale e poi vedrete negli altri header file, se c'è occasione di aprirli, abbiamo dei metodi assolutamente identici, cambierà soltanto il nome della classe che li include, perché noi l'abbiamo fatto tutti quanti uguali. Questo è come abbiamo fatto la chiamata al C. Quindi siamo passati da implementazione in Java, compute implementata in Java, a implementazione in C, compute fatta in C. Adesso, come ha detto Francesca, ci siamo detti, sì, va bene, abbiamo fatto l'implementazione nativa Java, l'implementazione nativa C, adesso vogliamo vedere se utilizzando librerie scritte da Intel apposta per tirar fuori il massimo dai suoi processori, riusciamo ad andare ancora meglio. E quindi abbiamo dovuto aggiungere al nostro programma non soltanto delle chiamate a dei metodi C che scriviamo noi, ma delle chiamate a dei metodi C che utilizzano delle librerie che Intel mette a disposizione. E questo è Intel Webinar IPP e le altre sotto. Andiamo a vedere però prima, visto che compilarla la roba alle volte è più complicato che non scriverla, no, andiamo a vedere cosa abbiamo dovuto scrivere dentro Android MK per costruire le librerie shared che utilizzano le librerie che ci ha messo a disposizione Intel. Noi ci abbiamo subito sotto il blocco IPP, che è abbastanza esplicativo. Questo è il blocco con cui si scrive una shared library, o meglio, si costruisce una shared library che si chiamerà Intel Webinar IPP. .so aggiungo io, utilizzando come source file Intel Webinar IPP.c, ancora una cosa in C, però che include anche due librerie statiche che sono IPP Core e Lib IPPCC, che sono le due librerie in cui si trovano i metodi di IPP che noi vogliamo andare ad utilizzare. Naturalmente, siccome il build system è complicato, non basta questa definizione per avere a disposizione tutto quanto e tutto quanto copiato nelle directory giuste al momento del deploy, ma è anche opportuno definire le pre-built static libraries. Questo gli dice sostanzialmente: guarda, questa libreria qui ce la trovi di già pre-built all'interno della directory in cui vai a fare il building, è quella che utilizzi di sopra nelle static libraries. Vedete, qua ce l'abbiamo una per la IPP Core e qua una per la IPPC, entrambi pre-built perché noi gliele vogliamo passare. Ora, come si fa a passargliele? Naturalmente è possibile dall'interno di questo metafile fare riferimento a delle risorse esterne, ma questo era oltremodo complicato per un progetto di queste dimensioni, quindi noi abbiamo detto, vabbè, ci abbiamo sia l'include che i file.h, le librerie statiche, ce le copiamo direttamente dentro alla directory JNI. Poi si discute se questa è una buona scelta o no, ma in ogni caso, come vedete, se andate a cercare all'interno dell'installazione di Intel Inde, allora adesso bisogna trovare Intel, eccola qua,
e poi dentro Intel abbiamo Ind, e questa è l'installazione di Ind. Ci trovate una comoda directory IPP, che per la verità è IPP versione 8.2.0.0.12. Dicevo, qua dentro ci trovate, oltre alla documentazione che è immensa e bisognerebbe leggere per padroneggiare tutta la libreria, dicevo, ci troviamo la directory include, che sono tutti gli header che noi ci siamo copiati nella libreria, e poi dentro la directory IA32 Android ci troviamo anche tutte le librerie statiche che possiamo copiarci. Queste ce le copiamo dentro al progetto e semplicemente possiamo compilarle. Infatti, una volta aggiunto questo blocco, possiamo dal nostro dalla nostra directory JNI, ci pensa anche Eclipse a farlo, ma fa comodo vedere come si fa. Una volta messo nella path il comando ndk build, che si trova all'interno dell'Android ndk, possiamo generarlo, e come vedete questo qui ci compila tutte le nostre librerie shared. Le prime due righe sono per la libreria in C, che è quella che vi ho mostrato all'inizio. Poi vedete, questa viene installata nel posto giusto in cui verrà poi presa per essere impacchettata nell'APK. Allo stesso modo abbiamo la compilazione della seconda libreria IPP, e poi iniziamo con la compilazione di quelle in C++ che vengono utilizzate dopo per fare l'implementazione con TBB. Per TBB poi vedremo, infatti abbiamo bisogno anche di una seconda libreria shared, che è direttamente la TBB, che viene copiata dentro il nostro progetto, viene copiata dentro all'APK che viene deployed sul dispositivo. Allora, dicevo, a questo punto abbiamo generato la libreria shared. Come la utilizziamo, neanche a dirlo, è esattamente come prima. Come vedete, blocco di codice quasi identico a quello di prima, chiamata alla funzione identica a quella di prima, soltanto questo grayscale, stavolta è questo grayscale, che viene risolto attraverso la libreria Intel Webinar IPP. Questo appartiene alla classe toGrayscaleTaskIPP, basterà avere un metodo che ha il nome giusto, sempre Java H per farselo generare, e avremo la chiamata a quel metodo lì. Come è fatto questo metodo? Questo metodo è abbastanza semplice, identico a quello che vi ha fatto vedere prima Francesca, però vedere nel codice alle volte fa bene. Non. Qui abbiamo la nostra funzione, che vedete adesso ha come nome il nome della classe che lo contiene. Questo vuol dire che quel metodo statico chiamerà davvero questa implementazione qua. Esportiamo come al solito gli array per essere utilizzati da C, e poi in maniera assolutamente semplice facciamo la chiamata alla funzione RGB2Gray 32FC3C1R, e passiamo a questa funzione quello che si chiama la region of interest, quel ROI sopra, che dice alla libreria di lavorare sull'intero array. Cioè, tutte le funzioni che lavorano su array bidimensionali di IPP sono caratterizzate da queste region of interest, che ci permettono di dire: io chiamo una data funzione, in questo caso conversione su grayscale, di un'immagine di un array bidimensionale di una certa dimensione, ma soprattutto voglio che il calcolo venga applicato soltanto a questa region of interest. Serve per non dover, perché quando volete lavorare solo su un pezzetto di immagine non dobbiate creare più array, ma semplicemente dite ad IPP qual è la regione di interesse per il vostro calcolo. Come vedremo fra un attimo, questo risulta utile quando si vuole parallelizzare. Ci abbiamo sempre il solito array flat di double, anzi di float, scusatemi, ci abbiamo il solito array piatto di float, e ci permettiamo di farlo elaborare da più thread parallelamente senza dover far copie e nient'altro. Francesca aveva detto prima che ci sono tante varianti del costo, tante varianti di queste funzioni. Effettivamente ce ne sono tante, sia per il tipo del dato su cui lavorano, sia per come sono organizzati i dati all'interno dei vari array, e
tutta la documentazione vi dice esattamente come devono essere fatti. Questo sostanzialmente è un array di tre float a fila che rappresentano le componenti RC e P e che vengono mappate su un array di float che ha un'unica componente e noi interpretiamo come grey. Ci sono, fate conto cosa, fate conto 10 implementazioni diverse dell'ITP, ognuna con un set di, con un'aspettativa di layout dei dati di input e di output diversa, ma insomma per questo c'è la documentazione. E anche questa è una nuova implementazione che abbiamo a disposizione, ce la compiliamo, la facciamo partire e vediamo come funziona. Per la verità, visto che abbiamo installato Interlinde e abbiamo installato sul nostro computer delle immagini x86, ci possiamo permettere a questo punto anche di vedere direttamente sull'emulatore come vanno le nostre applicazioni, cioè prima ho compilato la parte nativa, adesso semplicemente posso dire al mio computer di eseguirla, sì, mi dice che ho cambiato qualcosa, speriamo di non aver fatto cose assurde. Ecco qua, sta partendo l'emulatore. Parte l'emulatore, come vedete, con questa scritta, che questa mi fa capire che il l'hypervisor accelerato Intel è disponibile e viene utilizzato dall'immagine che parte, è partita adesso l'immagine. Francesco l'altro giorno allo webinar fece vedere anche che il quanto è più veloce un'immagine che utilizza HXM piuttosto che un'immagine che non lo utilizza. Credetemi, fa la differenza quando sviluppate. Per la verità, io qua ve l'ho fatto vedere per farvi vedere che riusciamo ad eseguirlo, ma c'è una questione qui da osservare. Se volete tirar fuori dai processori alte performance, quando andate ad eseguire il codice sull'emulatore potreste avere delle brutte sorprese, perché non è detto che l'emulatore funzioni davvero come un processore e che sia in grado di eseguire alla solita velocità di un processore vero le istruzioni che vengono generate dal compilatore. Quindi prendete, normalmente le performance su un emulatore vanno prese con le molle. Quando sviluppate codice nativo e vedete di ottimizzarlo per uno specifico processore, prendetelo ancora di più con le molle, perché non è detto che le cose vadano alla solita velocità. Alle volte torna che dopo aver lavorato per delle ore per ottenere un'implementazione che è più performante, sull'emulatore va più lenta di quella che avete. Magari succede anche in questo caso qua, non me lo ricordo. Però il test di performance vero lo potete fare soltanto sul processore, perché l'emulatore potrebbe dare dei risultati assolutamente non significativi. Comunque abbiamo visto che ce lo possiamo eseguire sopra, che è buono potercelo eseguire perché i test preliminari si fanno sempre sull'emulatore invece che sul dispositivo. A questo punto ci siamo detti, siamo arrivati. Java, C e abbiamo guadagnato un po'. IPP abbiamo guadagnato ancora un altro po'. E certo, loro l'hanno scritto bene per i loro processori. Ma stiamo davvero raschiando il fondo del barile quanto a performance su questi dispositivi su cui facciamo la prova? Soprattutto, stiamo davvero utilizzando tutte le risorse dei dispositivi. Dispositivi, ve l'ha detto prima Francesca, magari hanno processori multicore, eccetera, eccetera. Noi speravamo, immaginavamo e vivevamo nella convinzione che le Intel IPP, le performance primitive, o come si pronuncia, facessero per noi la parallelizzazione anche degli algoritmi. Qui abbiamo un array bidimensionale di operazioni che vanno fatte e che non hanno neanche scambio di dati tra una cella e l'altra, quindi si capisce che si potrebbe parallelizzare bene. Siamo andati a vedere la documentazione di IPP e purtroppo abbiamo scoperto che IPP ottimizza al massimo, infatti ottimizza, per un singolo processore, ma si guarda bene da parallelizzare gli algoritmi per noi. Lo faceva una volta, lo facevano versioni più vecchie, hanno smesso di farle. Perché hanno smesso di farle? Perché hanno stabilito che la parte di parallelizzazione, la parte di scelta del layout di thread che volete che la vostra applicazione abbia, ha bisogno di altri strumenti. Non è l'algoritmo implementato che lo decide, ma siete voi nell'applicazione che lo dovete decidere come parallelizzare la vostra applicazione, e quindi vi danno a disposizione un altro set di primitive, anche native in C++,
per parallelizzare gli algoritmi. Set di primitive che sono un progetto open source e quindi potreste anche scaricarvelo e compilarvelo per altri processori e utilizzarlo dove volete, ma che soprattutto sono fatti bene per poter essere utilizzati insieme all'APP. E infatti aggiungere il multithreading all'implementazione con l'APP è veramente una passeggiata. Io vi apro subito il task grayscale, quello Java, neanche a dirlo, è identico a quello di prima. Cioè, chiamerà sempre una grayscale, che questa volta è la grayscale, è però quella della classe IPPBB. Carica non più una, ma tre librerie, perché mentre prima avevamo librerie share, librerie statiche, adesso ce l'abbiamo shared e quindi le dobbiamo caricare separatamente nella nostra classe prima di poterci fare riferimento. A questo punto cosa facciamo? Scriviamo il programmetto in C. Il programmetto in C, gli header non ve li sto a far vedere, tanto sono i soliti. L'implementazione con le threading building blocks è semplice, ma soprattutto sembra fatta apposta per contenere un blocco di codice scritto con l'APP, perché prima ve l'ho menata tanto con il discorso: ah, bello la region of interest. Perché la region of interest è bella? È bella perché mi permette di spezzettare le aree di memoria in cui voglio lavorare, ad esempio su thread diversi, e utilizzando la primitiva di parallelizzazione più banale che c'è dentro ai threading building blocks, che è la parallel invoke, no, mi posso permettere a questo punto di dire: parallel invoke, chiamami la funzione di conversione da RCB a grayscale su un ROI, che è la prima metà dell'immagine, e poi richiamamela su un altro thread, sull'altra metà dell'immagine in cui devo passare sempre il solito ROI, che è 1024x512 questa volta, però gli passo i puntatori shifted. L'aritmetica dei puntatori in C e in C++ è cosa nota a tutti gli sviluppatori C e C++, appunto. Quindi è un attimo ottenere l'array shifted, eseguo due versioni della funzione per la conversione to grayscale in parallelo, e a questo punto mi aspetterei un aumento di performance significativo. Ed infatti, fra un attimo arriviamo ai risultati dei benchmark. Questa va quasi il doppio di quella precedente, perché spezza in due il carico. Un'altra prova che abbiamo voluto fare è stata quella di fare, ora non vi faccio vedere il codice Java, è identico a quello prima. No, abbiamo voluto fare la prova con la parallel invoke, il nostro experiment, a spezzare in quattro parti. A questo punto non c'era più il carico della non c'era più la speranza che ogni thread fosse su un core, perché i processori che abbiamo utilizzato sono dual core, ma sai, magari utilizzando ancora più thread di quanti sono i core, si riesce a sfruttare un po' di hyper-threading dei processori, un po' di tempo di calcolo a disposizione dei vari core, o comunque lo scheduler riesce ad organizzare meglio il lavoro. E infatti, facendo quattro thread invece che due, anche su processori dual core, ci abbiamo guadagnato ancora un altro pochino. Non interessante. Utilizzare la parallel invoke è una passeggiata. È una passeggiata perché vedete questa struttura con le lambda expression che in C++, che ci dà a disposizione il C++ e l'implementazione della parallel invoke su TPB, è estremamente comodo per tutti i casi in cui volete un numero fisso di thread. Semplicemente scrivete i blocchi di codice che devono essere eseguiti in ogni singolo pezzetto, non in ogni singolo thread. Lui si occupa, crea i thread, li sincronizza, li fa partire, aspetta che siano finiti ed esce soltanto quando tutte le operazioni sono finite, che è una cosa molto bella. Si può fare anche in C, se uno si sceglie una libreria di thread a basso livello, una libreria che sia compatibile con Android, si mette a svilupparlo a mano, però perde una settimana di lavoro cercando di sincronizzare i thread, di trovare le primitive giuste, eccetera, eccetera. Se invece lo fate con TPB, nel male di leggere nel tempo di leggere la documentazione, imparate anche a fare l'esecuzione.
non sto a parlarvi dell'altro della TBB, che sono molto belle, ma richiederebbero un altro tempo di presentazione, perché noi abbiamo utilizzato la primitiva più banale, ma c'è tutto un sistema c'è tutta una serie di primitive interessanti anche per poter fare la parallelizzazione non predefinita a compile time come l'abbiamo fatta noi, ma per scegliere quanti thread fare a runtime, ma non ci serviva, quindi non l'abbiamo utilizzata. I risultati che, come ha detto Francesca all'inizio, vanno considerati come risultati per questo set di dispositivi, per questo test di performance, per questo tipo di algoritmo. Ci si mette un attimo a dire fesserie quando si presentano benchmark, se non si sta molto attenti a spiegare qual è l'algoritmo che si è implementato, come lo si è implementato e su quale piattaforme l'abbiamo eseguito. Per questi casi qua, a noi conviene e non poco andare nativi, andare tanto nativi, perché ci guadagniamo subito qualcosa. Questi grafici sono normalizzati intorno alle performance delle IPP, no? Ci si guadagna e non poco ad andare con le IPP, ma quando si somma IPP e 4 thread di TBB andiamo forse alla metà dell'implementazione in C, che non è poco, non come guadagno. Al momento che avete deciso che in C ci volete andare, che in nativi ci volete andare, poter spingere fino ad ottenere un altro fattore 2 di trasformazione non è male. Questi invece sono i grafici fatti per i vari linguaggi su tutti e tre i dispositivi. Come vedete, l'ultimo, cioè quello più rapido, è 3 volte più veloce di quello fatto in Pure Java. Questo vuol dire che conviene sempre? Al solito no. Conviene dove la parte computazionale è stretta in degli algoritmi che sono facilmente definibili e che non interagiscono con la user interface, perché tutta l'interazione con la user interface continuate a farla in Java, e ci mancherebbe altro farla nelle implementazioni native. Qui si tratta, come ha detto Francesca all'inizio, di un algoritmo che ha una parte computazionalmente costosa che va fatta dietro le quinte e che non impatta con la user interface, se non per il fatto che non potrete aggiornare la user interface fin quando il conto non è finito, però è separata la gestione della user interface dal conto che fate in background. In questo caso andare nativi potrebbe convenire. Questo credo abbiamo finito, e siamo Alberto e Francesca e vi ringraziamo di esserci stati ad ascoltare. Ciao, ci sono delle domande? Ci siamo. Non è che spero sia per tutti. Non so se mi avete sentito prima, quindi ringraziamo a Francesca e Alberto per un'ottima presentazione, e spero vi sia piaciuto a tutti, e vi ricordo che prossimamente potete trovare questo webinar su YouTube, che vi invieremo il link prossimamente. Vi ricordo anche che potete già iscrivervi ai prossimi webinar, che sono tutti i martedì di novembre, ce ne sono ancora 2, e vi ricordo anche di twittare usando il hashtag di Intel Android. Scrivete se avete qualsiasi dubbio sui gruppi di Meetup, e vi gireremo anche la presentazione prossimamente. E infine vi aspettiamo martedì prossimo. Grazie a tutti.